Raccontava il sindaco che ci sono state 250 sbarchi di piccole barche con 14 persone all'interno. Quindi è un fenomeno che non si è bloccato del tutto, che gli sbarchi a Lampedusa ci sono tutt'oggi, però è anche un'altra cosa interessante, su questo vorrei puntare, che il sindaco di Lampedusa è sempre stato del Partito Democratico e per riprendere il film girato a Lampedusa ha buttato a mare la tessera del Partito Democratico, perché anche su questo c'è una forte ipocrisia. Pensiamo che solo 2 anni fa, nel 2017 mi sembra, nella legge di Orlando e Minniti, quando c'è stata fatta la riforma sulla giustizia, dove ha toccato in parte anche i richiedenti asilo, queste persone qua sono state le uniche a non avere accesso attualmente a una giustizia equa, sono gli unici che non hanno i 3 gradi di giudizio e non hanno la possibilità di chiedere di essere valutati in secondo appello, terzo appello. Questo l'ha fatto Minniti. Minniti che ha presentato la campagna elettorale contro la Lega e quindi si è preparato a fare i giochi, insomma, che piacciono molto più della Lega. Soprattutto inizio fa l'elenco degli sbarchi diminuiti che grazie all'operato di Minniti, eccetera, 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 eccetera. Io non so se mi vanterei di questo, perché l'Alto Commissariato dei diritti umani, Amnesty International, realtà alle quali noi guardiamo con attenzione, perché sono delle persone attive sul territorio, sul terreno di guerra, sul terreno delle condizioni disumane, che ci raccontano quello che succede. Ebbene, questo accordo che è stato fatto con la Libia da parte dei Minniti è stato considerato non solo dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite, ma anche da tutte le sigle che si occupano di diritti umani come disumano, perché in realtà li si stava rimandando al macello. Però su questo io non ho visto neanche Abramo, nessuno del Partito Democratico, prendere posizioni importanti. Sì, come consigliere no. E su questo io naturalmente da una parte chiederei poi, se è possibile, rivedere la prima parte, dall'altra è ovvio che su questo tema ci giocano un po' tutti, non solo cooperative che abusano di questo, alberghi che sono destinati al fallimento e che vedono questo come opportunità di parcheggio di persone per farsi soldi, purtroppo un insieme di persone di realtà diverse hanno giocato su questo fenomeno. E non ultimo, insomma, la preparazione della campagna elettorale di Minniti che doveva essere proiettato in merito proprio per contrastare la Lega perché la regione sono forti. Quindi era molto premeditato, la politica era premeditata, il vento in quel momento soffiava verso un'altra direzione e la parte politica si è adattata, insomma, a questa direzione. Quindi per il momento io mi fermo qua. E aspetto per dichiarare dopo il mio. Grazie al consigliere Maggiù. Consigliere Allasia, prego. Grazie Presidente. Allora, devo dire che su questa mozione ero partito quando l'ho vista presentare con un certo pregiudizio, nel senso che l'ho vista come una mozione, come diceva il consigliere che mi ha preceduto, di puro opportunismo politico, cioè a seconda di chi c'è al governo si gioca una parte piuttosto che l'altra, perché quando ci sono stati passaggi, come quello che ricordava il consigliere prima, del provvedimento, se mi ricordo bene, più che Minniti, forse era il ministro Orlando, era Orlando Minniti, il CSM si era espresso in modo esplicito sulla non costituzionalità, su un parere di non costituzionalità del provvedimento perché negava dei diritti costituzionali per chi faceva ricorso alla giustizia italiana per il riconoscimento dello status di rifugiato. Eppure all'epoca non successe nulla, il tema era lo stesso, la compressione dei diritti dei richiedenti asilo, dei rifugiati, allora esattamente come in questo caso. Io direi che possiamo benissimo andare oltre queste considerazioni e andare sul merito della mozione, ovvero sul merito dell'opposizione, della contrarietà nei confronti del decreto di sicurezza, perché da qualunque ragione provenga, poi la ragione
per cui io penso che voi l'abbiate presentata, potrebbe anche essere un'interpretazione assolutamente anche non veritiera, quindi rimane una mia considerazione personale. Quindi rimango sul tema che avete, diciamo, su cui sollecitate la discussione. Ed è un tema maledettamente difficile, non è la prima volta che dibattiamo di un tema simile. Mi ricordo quando ne dibattemmo su una mozione che aveva presentato il consigliere Abb per l'estensione del diritto di rifugiati, dello status di rifugiati per eventi climatici o per i cambiamenti climatici. Sì, il diritto per la migrazione per cambiamenti climatici, le conseguenze dei cambiamenti climatici. E all'epoca l'espressione fu contro l'allargamento di questo diritto da parte di questo consiglio, però insomma ci fu una lunga e importante discussione. Devo dire che sinceramente io non mi sento, lo dico veramente con sincerità, non è una rappresentazione, diciamo, non mi sento in grado di dare un giudizio su questo decreto in termini compiuti, perché, a parte la recente approvazione, mi pare nella giornata di ieri, non so quale sia stato il provvedimento finale approvato, ma comunque la complessità del tema, perché tocca parecchi argomenti, mi ha reso in questo momento incapace, non ho avuto la possibilità di capire esattamente che cosa significhi. Alcune idee però me le sono fatte. E volevo partire da alcune premesse che sono state fatte da chi mi ha preceduto. Si è parlato di problema epocale che ha coinvolto il nostro territorio, perché stiamo parlando del nostro territorio, in realtà ha coinvolto vaste zone del mondo, ma parliamo di processo epocale perché alcune centinaia di migliaia di persone si sono riversate sul suolo italiano negli ultimi 5 anni, giusto? Ecco, quei numeri lì in 3 mesi sono accaduti ad esempio in Sud America quest'estate, l'immigrazione in massa da Venezuela verso paesi confinanti, oppure sempre un fatto di quest'estate, io ricordo dei fatti più recenti, mi ricordo 600.000 persone anche lì nel giro di qualche mese nel sud-est asiatico, parlo della popolazione dei Rohingya, musulmani discriminati e cacciati dal paese, dalla zona in cui vivevano, e non 600.000 in 6 anni, 5 anni, 10 anni, 600.000 nel giro di qualche mese. Per non parlare della Giordania, che ha visto le prime forti immigrazioni da Siria, ma in termini sì epocali e massivi, così come in altri paesi africani. E ho citato zone del mondo che noi consideriamo terzo mondo o paesi in via di sviluppo. Noi ci diciamo che questo è stato detto, non siamo in grado di affrontare delle migrazioni che in altri luoghi del mondo sono di ordini di grandezza notevolmente superiori, noi non siamo in grado di affrontarle in pochi anni, pur essendo uno dei paesi più ricchi al mondo. E per andare nello specifico, questa è una delle zone più ricche d'Italia. E paradossalmente questa problematica, cavalcata dal punto di vista elettorale, si sente di più dove c'è maggiore ricchezza. Allora la considerazione è banale, una battuta, forse noi culturalmente siamo terzo mondo, indubbiamente, se affrontiamo i problemi in questo modo. Culturalmente perché uno Stato tra i più ricchi al mondo non è in grado di affrontare
quello che in molte altre parti del mondo, con risorse anche inferiori, non viene considerato un'emergenza epocale, ma un flusso migratorio. È chiaro che qui ci guadagna chi gioca la partita, vende il prodotto emergenza e flussi epocali, e venduto quel prodotto ha vinto il piatto. Il problema, a mio avviso, quindi, e qui andiamo sul tema, anzi, chiedo scusa, la prima considerazione è perché io nelle vostre considerazioni di presentazione toglierei il primo paragrafo in cui date i dati, perché non è, anche per le considerazioni che avete fatto voi, non sono quei numeri di flussi migratori che giustificano la capacità organizzativa del nostro paese per gestire l'immigrazione. Perché se quei numeri fossero 10 volte superiori, allora avrebbero una ragione d'essere. Ma così no, non hanno nessuna ragione d'essere. Non c'era emergenza nel 2016, non c'è emergenza oggi. E non è perché c'è emergenza che si restringono i diritti. Ci si organizza se c'è un'emergenza per gestire un fenomeno eccezionale. Il problema quindi è nella capacità del sistema Italia nell'affrontare questi problemi, voluto o non voluto, diciamo che considerando la ricchezza, la capacità organizzativa del nostro paese anche in ambito privato e anche in ambito pubblico, molto probabilmente è stato più voluto che non voluto. Però il tema, il cuore di un provvedimento del governo, a mio avviso, dovrebbe essere lì, nella riorganizzazione. E questo decreto parte da dei concetti di questo tipo, ma ritengo anch'io che presenti molte criticità. E lo leggo considerando alcuni emendamenti che ho preparato e cerco di esplicitarli. Ad esempio, nel considerato, nel primo paragrafo, si parla di eliminare la possibilità per le commissioni territoriali, eccetera, eccetera. Allora, secondo me, quello che ho letto del decreto non è proprio così, sembra che elimini la possibilità, perché non è chiarissima questa cosa. Ma soprattutto io aggiungerei al fondo che su questo tema è fondamentale che il governo operi una riflessione con l'ANCI e con tutti i soggetti coinvolti. Ma per quale? Perché lo spirito anche dell'enunciato della vostra mozione. Perché provvedimenti di questo tipo, all'interno di un sistema SPRAR che abbiamo visto poco, che ha avuto poco accesso, in cui però i protagonisti sono l'ente pubblico e in primis i comuni, dove non sono d'accordo sul fatto, sulla questione Locarno, secondo me è molto più ambigua, ma ha poca importanza, dove comunque esistono esempi virtuosi, anche non distanti da qua, di gestione del fenomeno e quindi di esperienza pratica, per cui è d'obbligo, a mio avviso, per una forza di governo, soprattutto quella che si presenta, diciamo con la mia bandiera anche, che si parli, prima di prevedere provvedimenti di questo tipo, si facciano riflessioni su chi sul territorio in prima persona ha dovuto gestire per conto dello Stato questo fenomeno. Dall'altra parte trovo invece un po' contraddittorio la questione dell'impegno, al primo paragrafo, rispetto a quanto dite e al considerato, nel senso che almeno io la interpreto così. Da un lato si dice, si critica, e per me per alcuni elementi reali, alcune, come è stato strutturato il decreto di sicurezza per alcune previsioni.
dall'altra si dice fermi, noi abbiamo fatto il nostro dovere, non è proprio vero, abbiamo fatto il nostro dovere, quindi non ci caricate di eventuali conseguenze che dovrebbero avvenire per l'entrata in vigore di questo decreto. Che è un ragionamento che, passatemi il termine, rispetto alle riflessioni di principio di alto valore che fate nella proposta di mozione, diventa un ragionamento un po' meschino. E sinceramente qua il punto che è stato toccato anche è che la gestione dei rifugiati e dei richiedenti asilo è passata per la stragrande maggioranza attraverso l'operatività privata dei CAS. E invece io penso che, viste le dimensioni dei flussi, lo Stato italiano aveva tutte le possibilità e ha tutte le possibilità per organizzare gli SPRAR in maniera diffusa ed evitare la formazione di CAS, anche perché i CAS si formano in modo indipendente dal territorio, passano solo tra un contratto privato tra l'aderente al bando proposto dal prefetto e il prefetto, senza un passaggio attraverso la rappresentanza della comunità e la comunità stessa, che invece passa gioco forza per lo SPRAS. Quindi io girerei questo primo impegno a chiedere al governo di aprire un confronto con l'ANCE e con tutte le realtà sociali e istituzionali coinvolte nei processi di integrazione e di gestione dei flussi migratori, per arrivare o per portare all'eliminazione dei CAS a favore di soli progetti a controllo e gestione interamente pubblica, quali gli SPRAR. Proprio perché mi interessa lavorare sul merito della questione proposta, indipendentemente da eventuali considerazioni di schieramento politico o meno, perché anche il modo in cui è stata presentata, diciamo, questa proposta di mozione è stato un modo senza troppi accenti polemici o, diciamo, artificiosamente polemici, ma semplicemente rispettosi del tema. E io voglio essere rispettoso del tema, portando, come avete sentito, qualche piccola modifica. Io ritengo che la richiesta, perché questa proposta di mozione nasce da un'iniziativa dell'ANCI che si sta diffondendo in tutto il paese, nasca da un'esigenza oggettiva, cioè se non c'è un confronto con chi ha operato nella pratica all'interno di questi sistemi e ne ha colto problemi, aspetti positivi e negativi, il provvedimento diventa un provvedimento calato dall'alto e rischia di creare più problemi di quanti ne intenda risolvere. Sono stati toccati altri temi da chi mi ha preceduto. Considerazioni sulla eliminazione della condizione dell'attribuzione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, giusto? Che è stata sostituita da una serie di specifiche. Ecco, io direi, ha senso, secondo me, dal punto di vista logico, fare un passaggio di questo tipo, potrebbe avere senso andare a delimitare l'aspetto umanitario, ma probabilmente, leggendo quello che ho letto, sono troppo ristrette le sottospecie previste dal decreto e quindi non colgono tutte le esigenze umanitarie che invece meriterebbero di essere accolte. E poi ci vorrebbe effettivamente qua, è già finito il tempo, e allora chiudo velocissimamente, chiedo scusa, pensavo di essere in anticipo, ci vorrebbe veramente, va bene stabilire delle regole più precise, ma ripeto, stabilire delle regole più precise
in modo collegiale è un modo importante, soprattutto uscire, anche la mia forza politica dovrebbe farsi promotrice in sede del governo, uscire da questo concetto per cui si pensa solo e esclusivamente al flusso migratorio sempre solo come un problema e non anche come un diritto alla migrazione e al diritto di chi ospita di utilizzare il flusso migratorio all'interno della propria organizzazione anche in senso positivo, perché la migrazione non porta solo problemi. I paesi che sono stati citati prima, Canada, Stati Uniti, Australia, io aggiungo il Brasile, aggiungo altri paesi del Sud America, Argentina, ma l'Argentina non la cito perché, mi citavo questi perché c'era lo Ius Soli, diciamo, sono cresciuti e si sono sviluppati in termini estremamente moderni anche grazie alla sollecitazione dei flussi migratori e questo ci dovrebbe far riflettere. Grazie. Grazie a lei. Prego, consigliere Isu, grazie. Allora, si è detto che... ricordo il secondo intervento... tre secondi, faccio cinque solo minuti una, massima, una citazione. Avendo già sforato prima, questo non è anche per gli altri. Faccio una citazione di Norberto Bobbio, che è stato un uomo di diritto fondamentale, che riconosceva appunto che una delle cose più importanti che sono state fatte nel secolo scorso era proprio quella di aprire ai diritti umanitari e inserire questi diritti umanitari come valore condiviso non soltanto dalla nostra cultura, ma insomma anche a livello più ampio europeo. Lui affermava che la differenza tra un regime democratico e un regime non democratico alla fine è una sola. Il regime di tipo non democratico è un regime di tipo esclusivo, un regime che tende ad escludere fette di persone dal godimento dei diritti fondamentali. Il regime democratico è un regime di tipo inclusivo, che deve includere tutte le persone nel godimento dei diritti fondamentali. E con questo chiudo. Grazie consigliere Isu. Consigliere Tripodi, prego. Grazie Presidente, ho ascoltato attentamente gli interventi di chi mi ha preceduto, seriamente in sintesi. Per quanto riguarda l'emendamento, il nostro, penso che sia un emendamento ragionevole e un emendamento, diciamo, che va in linea, che è in linea con quello che è la nostra posizione sull'argomento immigrazione incontrollata. Se il consigliere all'Asia non la ritiene un'emergenza, è una sua opinione. Per noi lo è stata, ma credo che è indubbiamente stato così per la maggior parte delle persone. È un tema delicato, è un tema per la quale non tutti, magari alcuni sì, la utilizzano per vincere elezioni, per cambiare idea ogni volta che il vento tira da una parte o tira dall'altra. Ma sinceramente su questa partita noi siamo sempre stati il più possibile della stessa linea, nel senso l'immigrazione deve essere un'immigrazione innanzitutto controllata. L'Italia è una nazione,
una nazione che ha dei confini che devono avere un controllo. L'Italia non è un paese razzista, ma credo che non esistano popoli razzisti. Non credo, come affermato da chi mi ha preceduto, che esistano dei popoli razzisti, perché pecchiamo a definire popoli razzisti, pecchiamo di ignoranza, ma per il fatto di ignorare invece che all'interno di quei popoli ci sono persone invece che la pensano diversamente. Le chiedo per favore di far concludere l'intervento, signor Sindaco, per favore. Ogni volta che intervengo io c'è sempre qualcuno che cerca di intervenire, nel frattempo non riesco a capire la motivazione, non riesco a esprimere un pensiero senza essere interrotto da qualcuno. Presidente, le chiedo veramente, non sto dicendo nulla di stravagante o strano, sto dicendo un pensiero. Abbia pazienza, Presidente, ho capito, da lei è interpellato, certo, ha suonato il campanello e ha fatto stare zitto il sindaco, di più io non ho poteri. Quindi, il nostro paese è un paese aperto, un paese solidale, un paese che purtroppo, dice bene il consigliere che mi ha preceduto, la democrazia è inclusione, però sa che dispiacere da italiano non poter includere 5 milioni di persone ad una vita normale, perché quelle 5 milioni di persone ad oggi vivono in una condizione di povertà all'interno della mia, della nostra nazione. Non si può parlare di democrazia e cercare il significato che meglio coincide con quello che vogliamo, con quello che vogliono, quello che vogliamo dire. La democrazia è inclusione, ma non significa che controllare i propri confini, definire degli status che possono essere considerati come quelli previsti dalla legge immigrazione e sicurezza approvata qualche giorno fa, per questioni di salute, eccetera. Mi spiace sentire dell'Italia spesso e volentieri come un paese che sia un paese poco accogliente, un paese razzista, perché governato da forze razziste, ma non credo. Dobbiamo essere consapevoli che l'Italia da sola, un'emergenza, perché così è, migratoria, con questi flussi importanti, da sola non ce la fa. L'Europa ha fatto poco, ma l'Italia da sola su questa questione non ce la fa e non ce la farà. Quindi ognuno dovrà prendersi e si dovrà prendere le proprie responsabilità su questo tema. E cosa dire? In tanti paesi, in tanti altri paesi ritenuti democratici, paesi liberi, avviene quello che dovrebbe avvenire nel nostro. Una nazione, controlliamo i confini, e non, sinceramente non ci interessa minimamente sapere con chi, con cosa, con quale governo. Ad oggi c'è un'emergenza. Io credo che un'immigrazione controllata possa essere un'immigrazione inclusiva, veramente inclusiva, veramente democratica, perché non c'è casa e lavoro per tutti qui in Italia. Noi possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma
questa qui è una partita veramente da analizzare e da verificare semplicemente su dati che l'Italia non ha le strutture per poter sopportare tutto ciò. Quindi, se per qualcuno la strada maestra è quella di continuare ad accogliere in maniera aperta e incontrollata chiunque, noi siamo da italiano, chi è in stato di bisogno perché scappa da una guerra, in Italia le porte aperte. Tutto il resto ci sarà da modificare, l'accordo di Dublino, spero che le forze politiche facciano questo. Ma per tutto il resto cosa posso, come posso essere contrario a delle normative che prevedono maggiori controlli e che prevedono che nel momento in cui una persona non ha uno status da rifugiato politico, da persona che è veramente in una condizione di rischio per la sua vita e quant'altro, di essere rimpatriato. Io non vedo quale sia la cosa scandalosa. Sì, ben detto, consigliere Amajù, credo che questa mozione sia veramente un po' pregiudizievole, per il semplice fatto che anche qui, appena emanata la normativa immigrazione e sicurezza, immediatamente ci presentano questa mozione per dire che da questa parte chi sta governando è razzista, che lascerà o si aumenteranno di colpo gli immigrati irregolari. Io credo che nel momento in cui un immigrato, un rifugiato che entra all'interno del nostro territorio in maniera irregolare, finito il processo e l'iter che verifica se ha uno status di rifugiato politico e quant'altro, nel momento in cui si comprende che questa persona non ce l'ha e la percentuale è molto alta di chi è poi all'interno del nostro territorio e quello determinato tipo di status non ce l'ha, cosa deve succedere? Tornerà nel proprio paese. Ma cosa non vedo altre strade. Non per questo, in maniera convinta, al contrario forse di altra parte del Consiglio, in modo molto chiaro, noi siamo per chiedere in maniera ancor più convinta al governo che potenzi e che faccia in modo con tutti i mezzi possibili e immaginabili per velocizzare i rimpatri, per avere delle procedure veloci, efficaci, efficienti nell'iter di riconoscimento dello stato di rifugiato, perché purtroppo questa accoglienza, tant'è vero che c'è tante persone che credono in questa accoglienza, in un'accoglienza diciamo efficiente, ma spesso e volentieri questa accoglienza è stata una manna dal cielo veramente di cooperative, per cooperative, per hotel, come diceva di nuovo il consigliere Amajù, in fallimento, che sono riusciti a fare in modo di coprirsi le spese, magari farsene qualche soldino in più per... E quello è più che altro una manovra economica, visto e considerato che comunque è alto
è alto il ritorno economico per accogliere, ma non si fa buonismo, si dice una manovra economica, vogliamo accogliere tutte queste persone perché riporterà all'interno del nostro territorio un tot di denaro, un tot di posti di lavoro, ma non si gioca appunto con le vite delle persone. Noi qui abbiamo dei confini, li rispettiamo, l'unica cosa che dobbiamo fare è fare in modo che l'Europa faccia gioco di squadra e che semplicemente in questo decreto molte sono le cose positive, secondo me, maggiori poteri per il sindaco, ad esempio per le nostre amministrazioni locali, prevedendo il DASPO per altre questioni. Ci sono effettivamente dei punti importanti. Quindi, per quanto ci riguarda, l'emendamento presentato dal consigliere Marengo, a quale abbiamo apprezzato l'intervento, la spiegazione, le motivazioni e le ragioni che stanno alla base di questa scelta e di questo emendamento, e spero e chiedo al centrodestra che vada dritto, senza in questa occasione, vista e considerata diversamente dalle altre, è difficile cercare la possibilità di trovare un testo condiviso quando delle forze la pensano in maniera così tanto diversa in maniera democratica, diversa in maniera non razzista, perché qua l'Italia è tutt'altro che un paese non accogliente e tantomeno razzista. Grazie. Consigliere Milazzo, poi consigliera Maggiù. Chiedo scusa, sarò sintetica perché non voglio allungare i tempi, perché tanto qui continuiamo a dire delle posizioni personali che non hanno riscontro oggettivo. A me è piaciuto l'intervento del consigliere Maggiù e anche del consigliere Lasia nelle parti che hanno integrato, che hanno perlomeno fatto vedere su una luce anche diversa, forse in parte, quanto ha esposto la consigliera nella sua mozione. In modo particolare voglio riferirmi ai numeri. Perché dobbiamo sempre creare tutto questo allarmismo? I numeri sono un dato oggettivo. Il 2,5 per mille, provate a fare il conto, su 100 milioni di abitanti, ma non lo siamo, siamo solo 70.000 neanche, 60.000, quindi ancora meno. Provate a fare allora il calcolo, cosa viene. Io ho provato a eliminare degli zeri, ho visto così. Poi si è accusata la maggioranza, in modo particolare perché la mozione è stata proposta dalla maggioranza, di aver detto che l'Italia è un popolo razzista. Nessuno ha usato mai questo termine. Fermiamoci all'oggettività di quello che è stato scritto e di quello che è stato detto, che può essere anche risentito poi, visto che c'è la registrazione. L'Italia non è un popolo razzista. Io non mi sento una persona razzista e faccio parte del popolo italiano. Quello che io penso che sia il diritto a tutelarsi, ed è corretto, è giusto il diritto a tutelarsi, ma il diritto a tutelarsi passa attraverso una corretta gestione, una buona gestione del problema. Non passa attraverso l'emanazione, la chiusura, l'emanazione di leggi che così, prendendo con l'accetto o col coltello qualunque cosa. La buona gestione implica comunque l'impegno non solo personale, ma sto parlando dell'impegno del governo, l'impegno gestionale. Io ricordo che anni fa, quando già si parlava di non saper gestire, la Gabanelli aveva fatto un servizio, non so se quanti di voi l'avessero seguito, sul fatto che poteva diventare una risorsa, ma non una risorsa per mangiarci sopra con le cooperative, come purtroppo succede quando le cooperative non possono essere controllate perché sono magari del sud e vengono a gestire dei gruppi sparsi qui in Piemonte. Ma può essere una risorsa, c'è poco da ridere, può essere una risorsa. Perché comunque queste persone devono essere seguite, devono essere accompagnate, e quindi può essere una forma anche di lavoro per le nostre, per noi. Per cui io non ci vedo una parte scandalosa in questo.
La parte scandalosa invece la vedo quando c'è della frode, quando c'è quando c'è un atteggiamento subdolo in questa gestione. Ma se la gestione può essere chiara, può diventare addirittura una risorsa per noi. Poi un'altra cosa che vorrei ribadire, ripuntualizzare, sempre da quanto detto il consigliere Amajou, è che sì, è vero, è stato barattato, non l'ha detto il consigliere Marengo, che hanno barattato in cambio di sovvenzioni l'accoglienza in Italia. Ma questo non l'abbiamo fatto, se la divisione tra maggioranza e minoranza che ha fatto questa legge adesso sono stati gli stessi. Comunque ricordo che non solo uno Salvini non si è seduto al tavolo a discutere di questo, ma andava pochissimo anche al Parlamento europeo, però i soldi, 15.000 euro al mese quanto erano, li prendeva, non li ha mai mandati indietro. Comunque non voglio fare un botta e risposta su queste cose qua, voglio solo fare un appello alla buona gestione, perché la buona gestione implica comunque impegno ed è chiaro che se vogliamo la soluzione più spiccia, più veloce, io farei un'altra cosa, li prenderei, li metterei tutti al muro, li fucilerei, così risparmiamo anche i soldi, il proiettile costa meno, non lo so, da rimpatrio. Allora no, perché nel paradosso potrei arrivare a dire questo, no? Ecco, cioè no. La gestione, la buona gestione di un problema così grave non va fatto assolvendo alla pancia, a quello che la pancia della maggioranza anche degli italiani potrebbe richiedere, ma va fatto con l'impegno. L'impegno è difficoltà, ma le difficoltà si possono superare. Ma non so, in Italia appunto l'ha ricordato lei, forse non in termini di numeri, comunque moltissimi italiani sono arrivati negli Stati Uniti. Hanno rimandato indietro solo quelli con glaucoma, perché non esistevano cure, quindi avevano paura per il contagio e tutto il resto. Però sono stati accettati, con tutti i problemi che c'erano, e c'erano anche in quel momento lì, però si tenta di risolvere, bisogna gestirli i problemi. Io non sto dicendo di essere in grado di farlo, io Maria Milazzo, però con il confronto, con la collegialità, senza barricarsi nel io, tu, ma guardiamo il noi, probabilmente si possono anche risolvere. Poi è ovvio che certe situazioni possono nascere dal fatto che le persone si trovano ad essere sole, ad essere anche, non voglio giustificare, ma io mi sono ritrovata a parlare con un ex irregolare, perché comunque quando è venuto in Italia non era regolare, adesso è una persona regolarissima, che ho conosciuto in modo particolare, e un giorno mi ha incontrato per puro caso ad un matrimonio, eravamo invitati entrambi, e quando mi ha presentata i suoi amici ha detto: e grazie a lei, alle persone che ho incontrato, se sono diverso, perché avrei potuto benissimo anche per la disperazione diventare un altro. Allora, il problema è quindi quello dell'accoglienza fatta in un certo modo rispetto ad un altro, la scelta è questa. Quindi quello che la consigliera Isu ha portato avanti con la sua mozione è quello di vedere le diversità nella gestione, nel decidere, nell'applicare quello che si decide. Chiedo scusa, forse a quest'ora sono anche un po' confusa anch'io, grazie. Ci mancherebbe, stata ampiamente nei tempi. Grazie a lei, consigliere Amajou, poi consigliere Elena, poi consigliere Marengo. 5 minuti per... Grazie Presidente. No, in realtà, secondo me, il consigliere Tripodi era un po' distratto quando ho parlato io di razzista, ma non parlavo di popoli, ma parlavo del premier ungherese, che non sono io a dichiarare che è razzista, ma è lui che si autodefinisce razzista, conservatore, nazionalista, e nel suo discorso che ha tenuto l'8 febbraio di quest'anno davanti a tutti i sindaci dei capoluoghi del paese, nella città di Veszprém, lo dichiara pubblicamente lui, quindi non mi piace chi ha detto subito le altre persone come razziste, ma quando qualcuno si considera razzista, almeno da non negare almeno l'evidenza. La sua politica nazionale è in quella direzione, i suoi discorsi lo riportano, e non si vergogna nel definirsi tale, per cui l'ho ribadito prima al Consiglio Comunale, ma non è riferito né al popolo ungherese, né in realtà neanche tanto al Premier Salvini, ma è molto più verso Viktor Orbán. Niente, io ho ascoltato con piacere le parole della Milazzo, rimanendo sul tema, naturalmente
da parte della prima parte, appunto, che dicevo all'inizio, con i numeri che non condivido, tendenzialmente il sistema SPAR è il migliore forse che abbiamo in Italia e soprattutto diffuso. Non è il sistema degli alberghi che riempiono appunto le casse grazie all'accumulo e al numero delle persone che accolgono senza dare nulla in cambio, perché poi spesso queste persone, quando finisce il percorso, si ritrovano sulla strada senza nulla in mano, senza nessuna competenza, spesso 2 anni senza neanche spiaccicare una parola di italiano. La nostra realtà, anche territoriale, invece si sta facendo un ottimo lavoro dal punto di vista di inserimento in questi anni, però si può migliorare molto e vorrei ribadirlo anche qui in Consiglio Comunale. La data è del 21 ottobre del 2017, dopo mesi e mesi di lavoro, e questo lavoro l'ho condiviso anche con Claudio all'Asia, abbiamo presentato una proposta per la realizzazione di una buona interazione dei richiedenti asilo ABRA. Ed era una proposta suddivisa su 6 punti importanti, che su 5 punti importanti, che voleva portare insomma un contributo importante al modo di gestire e di coordinare i lavori sul nostro territorio. Mi spiace che su questa proposta non abbiamo mai ricevuto una parola o una risposta concreta da parte dell'amministrazione. Alcuni punti importanti che vorrei condividere qui con voi, riguardante proprio l'accoglienza, volevo andare a rispondere ad alcune problematiche che toccano la nostra città. Legata all'accoglienza, dove, come sapete, ogni volta che c'era stato un problema di ricercare dei luoghi dove i richiedenti asilo potessero trovare accoglienza, spesso la prefettura dà in mano tutto alle cooperative affinché si gestiscono, mentre la nostra proposta già all'origine puntava a trovare un equilibrio tra i bisogni territoriali, dove da una parte si poteva individuare le famiglie che sono in difficoltà economiche e che stanno già avendo sostegno dai comuni, per inserire in un percorso di... Non riesco a continuare. Chiedo uno sforzo a tutti di attenzione e di concentrazione. Lo capisco che sono 8 ore e 10 minuti che siamo seduti qui. Certo, però non è colpa certamente di nessuno, meno che mai è colpa mia. Pertanto chiedo uno sforzo di attenzione, in modo tale che se interrompiamo facendo per cortesia, veramente, chiedo a me e poi a ciascuno degli altri. Grazie. Niente, in realtà, come dicevo, tendeva a rispondere a più bisogni allo stesso momento e forse ci avrebbe anche fatto risparmiare soldi, perché nella proposta avremmo voluto rispondere alle esigenze di integrazione e di interazione dei nuovi arrivati, dall'altra a ciò che i comuni sborsano per sostegno alle famiglie in difficoltà, come per esempio gli affitti, eccetera, eccetera. In questo caso avevamo proposto di individuare possibile realtà di migranti o anche di italiani disposta a far entrare nel percorso di inclusione delle persone nelle proprie case. In questo caso non solo avremmo risparmiato soldi sullo SPRAR, che è il nuovo affitto di nuove case, ma avremmo garantito un tetto dove già abitano delle persone che sono già italiane oppure comunque migranti inserite nel tessuto sociale, e questo avrebbe garantito da una parte il nostro risparmio economico che dicevo, dall'altra un altissimo livello di integrazione, di interazione, di apprendimento della lingua italiana. Ma al di là di questo c'era anche la parte in cui bisognava cambiare il modo di fare il colloquio all'inizio, quello che fanno oggi le cooperative andrebbe valorizzato, andrebbe riguardato nel dettaglio, perché ci sono alcune cose che non vengono richieste quando arrivano, e questo potrebbe anche lì aiutare non solo sul risparmio di soldi, ma soprattutto garantire un percorso di inserimento di alto livello. 5 minuti? Fatto sta che su questa proposta, dopo aver incontrato varie realtà cooperative che accolgono e aver accolto anche varie perplessità, eccetera, eccetera, penso che sarebbe stato, se fosse stato preso in considerazione seriamente, poteva essere un sistema di alto livello di inclusione e forse un modello nazionale. Non so, la cosa, e chiudo su questo. Il tutto si è bloccato quando ho mandato tutto al prefetto, quindi prima sentivo di mandare il prefetto, coinvolgere il prefetto,
perché quando ho mandato la comunicazione al prefetto mi ha chiamato la sua segretaria, penso che sia una donna, no? l'ufficio gabinetto, penso. Sì, sì, ho finito. Mi sono fermato un minuto perché parlavano, presidente, non so se si ricorda. Il fatto sta, adesso mi ha interrotto, vedi che mi ha rotto il filo. La capo del gabinetto del prefetto, una volta che abbiamo mandato questo testo, che è durato mesi e mesi di lavoro, la sua risposta è: ma il sindaco è al corrente di questo? È una proposta che arriva dalla maggioranza o dalla minoranza? Edoardo, non è una proposta di nessun partito, la nostra è una proposta che il prefetto potrebbe condividere con tutte le realtà territoriali, ma da quel momento in poi non c'è stata né risposta dall'assessore, se non iniziale, quando il progetto stava per iniziare, né dal prefetto. Grazie. Nell'ordine, consigliere Elena, consigliere Marengo, vi prego di attenervi ai tempi. Il consigliere Elena ha mai parlato, quindi non vale per la raccomandazione, non è per lui, è la prima volta, ma chi ha già parlato, per cortesia, si attenga ai tempi. Prego, consigliere. Grazie, presidente. Ma questo tema, come hanno già detto molti colleghi, ho sentito tutti con attenzione, è un tema delicato, molto delicato. Io però, a parte che nella mia premessa dico subito che condivido quanto ha detto il collega consigliere Marengo e anche gli altri, l'altro consigliere Tripodi. Certo, ci sono tante sfaccettature, io lo capisco. Consigliere all'Asia, sì, lui parla di che non è un discorso epocale, che non è, cioè, che ha fatto con riferimenti a dei numeri, dicendo che poi sì, alla fine della fiera, cosa sono 600.000 persone in 5-6 anni, per carità, però io dico, non nascondiamoci dietro un dito, che sia un problema, ma non soltanto l'immigrazione. Io mi concentrerei un attimo appunto sul decreto, il decreto sicurezza, che parla anche di immigrazione, molto, però che ci sia un problema di sicurezza legato anche a, con risvolti al discorso dell'immigrazione, non possiamo, cioè, nasconderci dietro un dito, cioè, un problema c'è. Io mi sono guardato un po' con attenzione, proprio sommariamente, alcuni punti di questo decreto sicurezza e me li sono appuntati e l'articolo 1 dice appunto, come già stato detto dalla collega Isu, viene in effetti cancellato il permesso di soggiorno per motivi umanitari che aveva la durata di 2 anni e consentiva l'accesso al lavoro e al servizio sanitario nazionale, all'assistenza sociale e all'edilizia residenziale. Però al suo posto vengono introdotti permessi per protezione speciale, 1 anno, per calamità naturale del paese d'origine, 6 mesi, per condizioni di salute gravi, per atti di particolare valore civile e per casi speciali vittime di violenza grave o sfruttamento lavorativo. Centri di permanenza, è stato già detto, la durata massima del trattenimento degli stranieri nei centri di permanenza per il rimpatrio viene allungata, articolo 2, da 90 a 180 giorni. Periodo ritenuto necessario all'accertamento dell'identità e della nazionalità del migrante. L'articolo 6 dice che assegna al fondo per i rimpatri del Viminale delle somme 500.000 euro per il 2018, 1,5 milioni di euro per il 2019-2020. La protezione internazionale. Il diniego della protezione internazionale scatta nel caso di condanna definitiva, parla l'articolo 7, anche dei reati i reati di violenza sessuale, spaccio di droga, rapina ed estorsione. Tra questi reati
si parla anche di particolare allarme sociale, sono inclusi la mutilazione dei genitali femminile, la resistenza pubblico ufficiale, le lesioni gravi personali, le lesioni gravi pubblico ufficiale nel servizio dell'ordine pubblico, il furto aggravato, il porto d'armi o lo spaccio di narcotici. Poi c'è la revoca della protezione. L'articolo 8 dispone la revoca della protezione umanitaria ai profughi che rientrano senza gravi e comprovati motivi nel paese d'origine, una volta presentata la richiesta di asilo. Cambiano gli SPRAR, è vero, l'articolo 12 ridisegna lo SPRAR, il sistema di protezione per i richiedenti asilo, gestito appunto anche con la collaborazione dei comuni. Vi avranno accesso solamente i titolari di protezione internazionale e i minori stranieri non accompagnati, per snellire appunto le procedure di registrazione e gestione dei migranti. Vengono istituite dal 1 gennaio 2019 10 nuove commissioni territoriali per l'esame delle domande. Questo appunto per sveltire un po' la problematica. Poi c'è anche il discorso, l'articolo 14, sulla la revoca della cittadinanza italiana. Scatta anche per i colpevoli di reati con finalità di terrorismo o eversione dell'ordinamento costituzionale. I tempi sono raddoppiati a 4 anni per la concessione della cittadinanza per matrimonio e residenza. Poi c'è tutta una serie di norme appunto che entrano proprio anche sul discorso della sicurezza, l'ampliamento del DASPO, che c'è il DASPO sportivo, anche viene ampliato per altri reati contro lo Stato, contro l'ordine pubblico, e questo sarà applicabile anche per aree destinate a fiere, mercati, pubblici spettacoli, oltre che ospedali e presidi sanitari. C'è il reato del blocco stradale, c'è il discorso per l'invasione di terreni o edifici puniti con la reclusione fino a 2 anni o 4 anni se commessi da 5 o più persone. Poi c'è il discorso sui beni confiscati alla mafia. Poi c'è il discorso del TESA per città con più di 100.000 abitanti. Cioè, questo per dire, cioè, il decreto che è stato fatto è un decreto sì, che riguarda e tocca molti punti dell'immigrazione, ma è un decreto anche sulla sicurezza, perché come ho detto nelle premesse, cioè, non possiamo nasconderci dietro un dito che non ci sono stati dei problemi sul nostro territorio nazionale per quanto riguarda il discorso della sicurezza. Cioè, lo sentiamo, si palpa nella gente, cioè, purtroppo è così. Poi io non discuto sul discorso, cioè, non discuto, invece lo posso discutere quando mi si dice sul discorso di come risolvere questi problemi con un'accoglienza fatta in un modo piuttosto che in un'altra. Io dico, ritengo che almeno cioè, questo governo, anche di cui io non è che vedo molto con favore, però questo provvedimento almeno in alcuni aspetti almeno ha preso o sta cominciando a prendere delle decisioni su alcune tematiche per cercare di arginare un po' certi comportamenti che in questi anni si sono sviluppati e a che punto che purtroppo dico tra virgolette in molti casi riguardano persone che si sono venute in Italia e poi lasciate così un po' allo sbando e quindi con essendo preda di organizzazione probabilmente anche gestite da italiani, non è che non ci sia questo discorso, però il discorso fondamentale è quello che qualche provvedimento bisogna prenderlo, perché non è possibile soltanto, cioè, così come è stata gestita fino adesso, cioè, l'accoglienza, sono stati fatti dei casi
quello di Riace, che sì, l'accoglienza, cioè, però lì bisognerebbe anche andare un po' a fondo, perché cioè, anche il discorso di sì, si parlava anche di matrimoni combinati, ma sì, cioè, ci sono anche degli aspetti che non è che siano proprio nella, che vadano verso la legalità totale. E poi lo sappiamo, lo viviamo anche noi, anche qui, come ha detto il consigliere Agliasia, dove siamo nella parte più ricca dell'Italia, secondo me si sta impoverendo la nostra zona se continuiamo di questo passo, se non vengono prese altre misure dal punto di vista che riguardano altri temi, secondo me molto importanti a livello lavorativo, a livello di detassazione, perché altrimenti anche le nostre zone avranno dei problemi sociali che andranno purtroppo a riguardare i nostri cittadini, italiani, ma anche i cittadini italiani tutti, cioè quelli che sono, con rispetto dico, anche tutti quei che sono immigrati da anni, che sono regolari, che pagano le tasse e che sentono anche, sono parificati, e ci mancherebbe ancora altro. Quindi è un problema di difficile soluzione. Io, dal mio punto di vista, mi sono letto questo decreto che riguarda sì il tema dell'immigrazione, ma è un decreto della sua sicurezza. Secondo me ci sono norme, quello che ne ho citata qualcuna, che vanno in direzione per cercare di portare un freno. A tanti fatti che sono accaduti sul nostro territorio nazionale. Quindi concludo dicendo che io rispetto le opinioni di tutti, ci mancherebbe ancora altro, e poi che non sia un problema di facile soluzione, cioè penso che tutti siamo concordi su questo. Adesso un governo ha fatto un decreto, tornando proprio a bomba sulla mozione, abbiamo fatto questo emendamento che secondo me va nella direzione di cercare di dare un'impronta come l'abbiamo impostato. Quindi concluderei appunto dicendo che dal mio punto di vista, dal nostro punto, posso parlare anche per penso per il mio collega capogruppo, noi condividiamo l'emendamento che abbiamo firmato e quindi non vorremmo inserirlo, ribadisco, dentro la mozione che è stata presentata. Vorremmo inserire, quindi condivido l'emendamento che abbiamo tra l'altro firmato tutti i componenti di come centrodestra. Grazie. Grazie. Consigliere Marengo, 5 minuti. Assolutamente sì, Presidente, vista anche l'ora, così magari arriviamo a una conclusione. Ma devo dire che nonostante gli animi in qualche modo si siano scaldati, mi ha fatto piacere questa discussione, perché sono venute fuori le idee e i valori che ciascuno di noi porta in questo Consiglio. E devo dire che sono ancora più convinto di quello che ho detto prima, supportato, e li ringrazio, dai colleghi del centrodestra, perché sentendo il collega Maggiù che parlava di questa iniziativa di cui onestamente eravamo all'oscuro, e allora mi dico, a maggior ragione la mozione presentata alla maggioranza questa sera è stucchevole, perché non c'è mai stato, quando c'era un governo PD, una qualsiasi forma di mozione nei confronti delle iniziative del ministro Minniti, non c'è stata nelle iniziative dei colleghi consiglieri riguardo all'immigrazione, combinazione, adesso cambia il governo e arriva una mozione, ma va bene, ci sta, fa parte del gioco. È ovvio che in questi anni tutti i governi hanno sbagliato, non c'è nessuno che abbia potuto affermare di avere avuto la bacchetta magica
o di aver cercato di fermare questo fenomeno. È ovvio però, mi riconoscerete, che nel 2011 i numeri e la situazione era decisamente diversa rispetto a quella di oggi. Ho anche sentito alcune cose che non condivido da parte del consigliere che mi siede a fianco su quello che sta avvenendo negli altri paesi del mondo. Giordania e Turchia accolgono da anni, ormai, milioni di profughi siriani. È vero, ma in che condizioni sono? Sono in campi profughi, sostanzialmente abbandonati a se stesso. Se non fosse per le organizzazioni delle Nazioni Unite che provvedono loro, sarebbero alla fame. Proprio le Nazioni Unite in questi anni hanno elaborato studi per cui si è capito e si evince che in questi campi prolifera la prostituzione e soprattutto la prostituzione minorile, proprio per cercare di sopravvivere di queste persone. In Sud America non è così, nel senso che ho informazioni dirette dal Venezuela, perché ho amici che ci risiedevano fino a poco tempo fa e che sono rientrati. Sono alcune migliaia le persone che hanno abbandonato il Venezuela per rifugiarsi soprattutto in Colombia. E in Colombia vengono sostanzialmente, forse anche per una vecchia forma di campanilismo tra i due paesi, vengono sostanzialmente ignorati e fanno i lavori più umili senza alcun tipo di protezione umanitaria. Noi abbiamo maturato questa idea, non soltanto oggi, non soltanto perché il vento è cambiato, sentivo dire qualcuno prima. Noi abbiamo detto le cose che diciamo questa sera anche quando ci sono state altre mozioni. Ricordo quella sui migranti climatici, e la ricordava anche prima il consigliere all'Asia. Siamo dell'idea che un paese, l'hanno ricordato bene i miei colleghi, debba difendersi, debba difendere i propri interessi e debba difendere i propri confini. Può darsi che i numeri che sono anche riportati in questa mozione non siano per alcuni così importanti, non siano così terribili. Ricordiamoci però che viviamo in un paese che dal 2008 affronta una gravissima crisi economica, molto più grave rispetto a quelle degli altri paesi. Ricordiamoci che abbiamo centinaia di migliaia, si calcola 250.000 all'anno, giovani italiani che devono abbandonare il nostro paese per andare a cercare lavoro all'estero. Ecco, allora io mi chiedo, con lo spirito del buon padre di famiglia, perché dobbiamo togliere il pane di bocca ai nostri figli e cercare comunque di mantenere i nuovi arrivati? Se hanno bisogno, certo che è così, lo dovremo fare sempre, ma non possiamo farlo nei confronti di tutti. Quindi a maggiore ragione restiamo convinti dell'emendamento che abbiamo presentato alla nostra mozione, ribadiamo che questa è l'idea che ci muove, che ci ha sempre mosso, nel pieno rispetto della vita umana e delle persone, sempre, questo è fondamentale. Ma dobbiamo anche capire che in un paese in crisi profonda economicamente, c'è un rallentamento dell'economia in questo momento, non possiamo anteporre sempre gli interessi, e concludo Presidente, non possiamo sempre anteporre gli interessi di altri, di chi purtroppo è arrivato in questo paese, spinto però da motivazioni economiche a quelle che sono le motivazioni di protezione nei confronti dei nostri figli, che non debbano essere messi nelle condizioni di andare all'estero a cercare lavoro. Grazie. Grazie a lei. Allora, io a nome della maggioranza faccio un intervento che per la maggioranza è un intervento, come dire, di sintesi. Allora, io ho 15 minuti di tempo perché su questo argomento non ho mai parlato, ma cercherò di essere molto più rapido. L'approccio a questo discorso, specialmente dopo aver sentito alcuni interventi, potrebbe essere il più vario possibile. Potrei partire dai massimi sistemi nazionali. Tra l'altro la legge è stata approvata alcune, ormai non lo so, ore fa,
è stata votata, approvata in via definitiva alla Camera adesso con 399 voti a favore, 96 voti contrari. È stata votata da Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega e Movimento 5 Stelle con il voto contrario del resto del Parlamento. Questo è il primo dato. Il secondo dato, cerchiamo di, anche vista l'ora, di ricollocare, questo stesso anche fermo, ecco, grazie, bravo, di ricollocare questa mozione nel nostro territorio comunale. E i consiglieri che hanno firmato a nome della maggioranza hanno avuto proprio questa premura, questa caratteristica di calcolare e soprattutto scongiurare gli effetti che ritengono, io anche insieme a loro, effetti molto gravi e molto pericolosi qualora questo decreto, come ormai sarà, verrà applicato. Non ripeto quello che hanno già detto le consigliere Milazzo e Isu per quanto riguarda i numeri e per quanto riguarda i rischi di avere le nostre città ulteriormente aggravate dalla presenza di persone che non troveranno collocazione e sistemazione a causa della modifica del sistema di accoglienza, perché poi è facile parlare a Roma nei comizi e parlare con enfasi di rivoluzione, epoche, svolte storiche, quando poi stringi gli effetti li pagano i cittadini dei comuni. Questo è il primo punto che io vorrei sottolineare. Davanti ai selfie e davanti ai cellulari il discorso è molto diverso rispetto all'attività di un consigliere comunale, di un sindaco, di una giunta che si trova quotidianamente a dover spiegare ai propri concittadini, oltre a smentire tante fantasie che vengono dette ripetutamente anche nella nostra città e continuano a essere dette, il comune paga, il comune mantiene nulla. I soldi dello SPRAR, tra l'altro, sono dello Stato e non sono del comune. Torniamo quindi sull'attualità. Si è parlato prima della percezione della presenza degli stranieri. Recentemente l'Istituto Cattaneo, in collaborazione con il Ministero degli Interni, ha sottoposto un sondaggio con le caratteristiche proprio di una stima statistica corretta sui nostri concittadini, chiedendo loro qual è la percentuale di immigrati in Italia. Ecco, gli italiani sono convinti che gli immigrati siano 15 milioni, cioè il 25% della popolazione. Allora, io mi chiedo, e poi cambio discorso perché penso che questa cifra sia sufficientemente significativa per indicare di cosa veramente stiamo parlando, se un cittadino di media cultura, perché è una statistica a livello nazionale, arriva a dire che gli immigrati, sono il 25% della popolazione italiana, qualunque discorso che pretenda di essere minimamente condotto con un briciolo di razionalità è morto. Ciò non toglie che chi è in grado di pensare e di ragionare abbia il dovere morale di smentire queste cose. Non è vero che è così. In realtà gli immigrati italiani sono il 6,7% della popolazione. In Austria, la tanto famosa amica Austria, amica fino a quando conviene a qualcuno, poi non lo è più, sono il 9,9%, in Francia sono l'8,5%, in Germania sono l'8%, la Svezia sono l'11,6%. Nel 2017 le domande di protezione internazionale sono state in Italia 126.000, il rapporto è 2.000 ogni milione di abitanti. In Austria 2.500 ogni milione di abitanti, in Germania 2.400 ogni milione di abitanti, in Grecia 5.300 ogni milione di abitanti. Questa, ripeto, è la fonte, Commissione Unione Europea, Istituto Cattaneo, Ministero degli Interni più altre associazioni di studio e di ricerca del nostro Paese. Allora, questo per inquadrare il percorso e per mettere la cornice corretta e realistica sul fenomeno di cui stiamo parlando.
La nostra preoccupazione dei tre firmatari e della maggioranza che si ritrova compatta su questo testo è evitare che un sistema che tutto sommato ha funzionato, non diciamo alla perfezione, la perfezione non esiste, ha funzionato discretamente bene e che stava per essere ulteriormente perfezionato. Il nostro comune ha fatto un accordo con il comune di Cuneo, ente capofila, insieme ad altri comuni, che ha seguito in modo approfondito e, come sempre, molto preciso l'assessore Fogliato, per allargare il sistema SPRAR in modo tale che il comune avesse anche un controllo maggiore su queste persone che arrivano, per evitare che fossero in qualche modo lasciate in balia di loro stesse, perché sappiamo benissimo, è già stato detto, il sistema CAS da questo punto di vista era e sarà molto più lacunoso. Ora, le persone che sono arrivate nella nostra città, mi risulta che stiano collaborando con il volontariato civico, non si creano problemi di ordine pubblico, sono seguite da cooperative, seguono tirocini, non bighellonano nelle nostre periferie e nelle nostre città. Ecco, la domanda è: perché dobbiamo buttare a mare tutto questo risultato che è stato effettuato, che è stato raggiunto dopo anni di difficoltà, dopo anni di trattative, incontri a livello ministeriale, a livello dei sindaci, delle regioni, dei prefetti, dello Stato centrale? Perché dobbiamo sacrificare questo buon senso sull'altare di una politica che è perennemente urlata e fatta di annunci, a cui poi seguono le grida? Tra l'altro, il governo in carica è lì dal 1 giugno del 2018. Stiamo ancora aspettando tutti le 600.000 espulsioni che erano state date come cosa certa già qualche settimana dopo. Così possiamo anche metterci tutte le altre procedure, le altre promesse, però andrei fuori tema e quindi qualcuno giustamente mi bacchetterebbe. Giustamente, come io faccio con chi esce dal tema. Tra l'altro, il governo ha annunciato, il vice premier Salvini non firmerà il Global Migration Compact, dando al Parlamento la possibilità di discutere su un tema così importante. Molto bene, si applica la fiducia su un decreto di questo tipo che avrà effetti dal nostro punto di vista molto pericolosi sull'ordine pubblico delle città, però si dice, bontà loro, si dice che questo argomento sul Global Migration Compact, sì, sarà lasciato alla libera trattazione del Parlamento. A proposito di contraddizioni e di cortocircuiti, qui davvero si potrebbe parlare fino a domani. Un ultimo accenno sulle questioni internazionali. Il concetto di assimilazione è ormai superato nella storia, nella cultura, da decenni. Assimilare vuol dire, dal punto di vista antropologico e sociale, perdere la propria cultura per assumere la cultura dominante. Questo è proprio quello che a livello di ordine pubblico, di sicurezza dei cittadini, non deve essere fatto. Perché nell'assimilazione, che è una forma particolare di acculturazione, si presume che la società ospitante sia ormai compiuta, perfetta, e quindi non abbia nulla da apprendere dalle persone che arrivano da altri contesti. L'identità del migrante quindi viene riconosciuta solo nella misura in cui acquisisce indossa i panni culturali della società ospitante. Questo è il trionfo dell'omologazione, è la perdita della dignità delle persone. Allora, abbiamo trattato anche argomenti di esempi virtuosi. Bra mi pare che in questi anni abbia dimostrato di essere una città in cui gli esempi virtuosi si possono constatare. Cosa sarà anche nel nostro territorio di quelle persone che non potranno entrare negli SPRAR? Che fine faranno? Si penserà mica che per effetto del decreto sicurezza queste persone siano annullate e migrino, questa volta con le ali, o si dematerializzino e rispuntino da un'altra parte?
Lo sappiamo benissimo che queste persone andranno a creare ulteriori problemi di ordine pubblico. Ordine pubblico, per favore, facciamo la equiparazione, l'equazione immigrazione uguale ordine pubblico. Questo decreto sicurezza, tendenzialmente, surrettiziamente, non fa altro che dare una conferma a questo antico pregiudizio. Immigrato vuol dire disordine pubblico. Chi l'ha detto? Non è vero. Contro questa concezione, questa percezione, ci sono i dati che parlano chiaro. Dati, ripeto, non di Biagio Conterno, ma del Ministero degli Interni. E pertanto sono pubblici, lo scaricati da internet e li può prendere chiunque. Per tornare allora alla nostra mozione, devo dire a nome della maggioranza che per una serie di motivi molto comprensibili non riteniamo di accettare la proposta di emendamento presentata dai consiglieri di centrodestra, perché le distanze sono veramente molto notevoli. Diverso è invece il discorso per quanto riguarda le proposte del consigliere all'Asia, che ha presentato a sua volta alcuni emendamenti. Dal punto di vista della maggioranza, non ci sono problemi ad eliminare, venendo anche così a rispondere a quanto ha detto il consigliere Maggiù, ad eliminare i dati numerici degli sbarchi dal 2016 a oggi. Quindi io propongo questo tipo di testo. Il Consiglio Comunale, visto, eccetera, premesso che il dato relativo ai migranti sbarcati è dagli ultimi mesi in netta diminuzione, confermando un trend in calo che non evidenzia la necessità di misure straordinarie. Poi casserei il secondo punto, in Piemonte risulterebbero accolte 10.000, lo toglierei. Manterrei invece gli altri due per la valenza sociale e anche educativa e pedagogica e culturale, cioè manterremmo il riferimento ai minori stranieri non accompagnati, così come la stima dell'ANCI nazionale. Passiamo al considerato. Considerato che il decreto legge in oggetto, qui accoglieremmo la proposta del Consiglio dell'Asia, sembra eliminare la possibilità per le commissioni territoriali, eccetera, eccetera, aggiungendo dopo la parola complementare il riferimento all'Asia che dice su cui è fondamentale che il Governo operi una riflessione con l'ANCI e con tutti i soggetti coinvolti. Lascerei tutto il resto invariato, come del resto sembra riconfermato dal fatto che non sono giunti emendamenti in sostituzione. Tutto ciò considerato lo lasceremmo così com'è. Al punto dell'impegno, impegna il sindaco e la giunta, noi manterremmo il primo capoverso a sollecitare il prefetto ad un incontro con i sindaci affinché eventuali nuovi arrivi eccetera eccetera, e poi sostituirei il secondo nostro capoverso con l'emendamento di Allasia che dice impegna a chiedere al governo di aprire un confronto con l'ANCI, con tutte le realtà sociali e istituzionali coinvolte nei processi di integrazione e di gestione dei flussi migratori per portare all'eliminazione dei progetti CAS a favore dei soli progetti a controllo e gestione interamente pubblica quali gli SPRAR. Questa è la proposta della maggioranza, che lascio adesso alla riflessione ulteriore di chi ha ancora voglia e tempo di prendere la parola. Grazie. Consigliere Elena, prego. Grazie Presidente, ma veramente intorno proprio così, volevo farle due domande. Lei ha sciorinato quei dati dell'Istituto Cattaneo, mi dice una risposta perché c'è quella percezione così? No, perché gli italiani sono... Potrei anche dire che quando fa caldo la temperatura no, è di 40 gradi, la percezione è di 60. Ci sarà un perché. Prima risposta, quindi no, io gliela do, vuole la mia opinione. No, io le chiedo, faccio una considerazione, posso fare una considerazione, se c'è una percezione di quel genere lì, ma veramente. Poi nessuno ha detto che il discorso che lei ha detto che questo decreto lega totalmente, c'è un filo continuo tra immigrazione e sicurezza.
Ma non c'è un pochettino nella sicurezza, un po' un discorso anche legato all'immigrazione, un po'? Ma dico un pochettino, posso dire un pochettino? No, zero. Cioè tutta la sicurezza, no, chiedo. No, ma io chiedo, sono due domande. Ma è una considerazione, se non posso fare considerazione. No, ma mi risponda quando vuole, però, cioè, secondo la sua opinione, sembrerebbe che il decreto sicurezza si basi soltanto sul discorso legato all'immigrazione. Cioè, probabilmente, io penso che una quota, visti quello che ho detto prima, quello che hanno detto i miei colleghi, cioè una quota penso che possa essere anche legato a questo problema qua. E sono due domande che volevo fare. Allora, lei, se vuole, rispondo subitissimo. Allora, io non ho parlato dell'identificazione e che non, no, un momento, non ho detto che non si ravvedano problemi di ordine pubblico nel momento in cui si parla di immigrazione. Ho detto che noi rifiutiamo l'equazione, ripeto le parole che ho detto, immigrazione uguale problemi di ordine pubblico. Beh, è diverso il concetto, eh? È diverso. Da una parte si parla di corresponsabilità e compresenza di un problema, nell'altra parte si parla di identificazione. Io ho detto, ho usato la parola equazione. Non è possibile, perché non è storicamente, razionalmente, cronacamente giusto affermare che il problema dell'immigrazione equivale alla mancanza di ordine pubblico. Punto. Questa è la prima cosa. La seconda questione, perché... No, allora, cioè, abbia pazienza. Io poi non vorrei continuare in questo dibattito. Penso che sia ben diverso dire ordine, problema degli immigrati è un problema esclusivamente di ordine pubblico, ma io non ho mica detto che l'ha detto lei, cioè abbia pazienza, io non ho parlato di quello che ha detto lei, io ho parlato prima di lei, quindi cioè, io ho detto cerchiamo di evitare questa indebita identificazione, che non tolce, non aggiunge nessun contributo alla soluzione del problema, non fa che complicarlo. Questo. Per quanto riguarda come mai i nostri concittadini accettano questo, i fattori potrebbero essere N fattori, da un martellamento continuo all'esaltazione di certi problemi invece di... Allora, se lo vuole sentire, abbia pazienza, lo sto dicendo, se mi lascia parlare, io lo dico. Cioè, lo dico e lo ripeto. Ci sono tanti fattori per cui c'è una percezione di insicurezza. Io non sto dicendo che chi lo pensa sia fuori di testa. Sto dicendo che le risposte date a questo sondaggio, e lo ripeto, fanno riflettere molto. E mi confermano, nella mia opinione, che si tratta di un problema culturale. Poi, di qui in poi, io mi fermo e ciascuno ovviamente pensa come ritiene opportuno. Grazie a voi, grazie a voi. Consigliere Tripodi, prego. Grazie Presidente. Cercherò di essere, 5 minuti, cercherò di essere il più possibile sintetico. Alcuni punti, e questo il fatto. Io non vedo, lei nel suo intervento parlava di percezione degli italiani che la percentuale degli immigrati sia al 25%. Ma pur fosse anche la realtà che ci fossero il 25% di immigrati in Italia, quale problema ci sarebbe? Nessuno. L'Italia è un paese, è uno stato di diritto. Se ci fossero pure il 25% di immigrati che rispettano la legge, che hanno un lavoro, che condividono delle tradizioni, che si comportano in una maniera giusta, adeguata, quale problema c'è? Non c'è nessun tipo di problema. E questo è il fatto che voi sbagliate in questa concezione di destra-sinistra, si chiama buon senso. Se ci fossero 25% di immigrati all'interno dell'Italia che rispettano le regole, che hanno un lavoro, che come tutti noi, come... Non vedo quale problema ci sia.
E questo, che in maniera indiretta, anche lei questa sera ha creato, tra virgolette, posto una questione come se fosse un problema, quando non ci sarebbero problemi, perché se per la percezione degli italiani è al 25% e poi in realtà è al 7% la presenza di immigrati in percentuale rispetto a quelli italiani, ma se un immigrato viene qui in Italia e si integra, ha piacere di integrarsi e ha davanti a lui, si trova davanti un paese che è accogliente e che fa di tutto per far sì che la persona possa essere integrata, cioè, non vedo il problema, cioè, poi è così, il mondo è fatto di spostamenti, ma è logico, e lei ha anche detto, ritengo che non può valere l'equazione immigrazione uguale disordine pubblico, ma sono d'accordo con lei, ma lei deve convenire con me che però una immigrazione incontrollata, questa sì può voler dire disordine pubblico. E questo è il fatto, è che involontariamente, anche con queste mozioni, in una maniera o nell'altra, creiamo delle divisioni che non ci dovrebbero essere. Io non mi ritengo parte di un, ma non mi ritengo parte di un'idea politica di centrodestra che vede nell'immigrato per forza un qualcosa di brutto, cattivo e da espellere. No, assolutamente. Vedo semplicemente di essere una persona, un italiano, che sa benissimo di che risorse ha a disposizione l'Italia e sa benissimo che l'Africa in Italia non ci sta e che cerca in tutte le maniere di far sì che la propria popolazione possa aver garantiti almeno i servizi essenziali, perché ragazzi, per tanti persone che ormai non vengono ritenuti immigrati regolari, ma io li ritengo cittadini italiani come me, che non hanno soldi neanche per poter arrivare a fine mese, ma forse per la prima settimana, e magari vedersi a fianco a sé persone che ricevevano 35 euro al giorno, che poi non li ricevessero in maniera diretta ma venivano dati a enti, cooperative o hotel o quant'altro, questo creava disuguaglianza e creava non inclusione ma allontanamento. Quindi credo che è un tema da prendere in maniera seria. Condivido che non ci sia stato forti problematiche all'interno del nostro territorio braidese, ci credo, ma per quale motivo? Per il semplice fatto di un movimento anche, ma non abbiamo assolutamente motivo di dire contrario, il contrario, c'è stato un movimento da parte dell'amministrazione e del sindaco anche per avere una certa gestione e non un certo accentramento di persone in hotel e quant'altro proprio nel nostro territorio, ma si è vista la voglia, la volontà di creare un qualcosa che possa essere un qualcosa di più diffuso, quindi nuclei di persone che fossero diffuse nel territorio, ma abbiamo visto lo sforzo da parte dell'amministrazione, se no qua avremmo nel primo hotel braidese un intero raggruppamento di persone, di richiedenti asilo. Ma questo non è stato così nel nostro territorio, ma noi non possiamo dire cose diverse. Ma se in tutte altre parti d'Italia mi venite a dire che c'è l'accoglienza e poi andate a vedere in che condizioni vivono le persone che voi dite che sono state accolte, io mi vergogno, non mi sento né democratico, né giusto, né accoglienza, anzi, mi sento la peggior persona in questo mondo. Forse sì, l'ho salvata dell'acqua, ma la mia, lo stato che non, penso che non sia né di terzo mondo e né null'altro, perché non mi credo del terzo mondo, perché qualcuno ha detto che siamo anche del terzo mondo culturalmente parlando, è che se queste persone veramente ci fosse la volontà di fare una politica dell'immigrazione seria e non pensando alle percezioni e quant'altro, ma guardando i numeri, guardando che, ricordandosi che questo qui è uno Stato di diritto e ci sta all'interno dello Stato, chi rispetta le regole, chi lavora, chi condivide determinate tradizioni, vedrete che
tutte queste questioni qua non ci sarebbero. Grazie. Grazie, però la sì. Dichiarazione di voto mi ha chiesto. Velocissimo, Presidente, solo per contraddire una sua dichiarazione e poi farò la mia dichiarazione di voto. In realtà l'assimilazione non è come lei ha descritto nelle sue parole. La vera assimilazione, e gli Stati Uniti sono l'esempio lampante di questo, è quando tante comunità, che pur mantenendo intatte le loro tradizioni, si riuniscono a formare una comunità più grande o una comunità più piccola, quella italiana, vedasi, e i nostri connazionali sono fieri di essere italiani, ma si sentono statunitensi, condividendone i valori e accettandoli. È assimilazione questa, Presidente, glielo posso garantire. Inoltre, le sue parole mi hanno fatto venire in mente una considerazione che mi fa un po' sorridere. Ma in realtà il discorso della percezione è applicabile soprattutto a questa amministrazione e a questa maggioranza che ha proposto questa mozione. E sapete perché? Perché voi in questa mozione parlate esclusivamente della possibilità che le persone che non possano più aderire al progetto SPRAR possano essere lasciate per strada e quindi ci possano essere problemi, lo scrivete voi, di ordine pubblico e di coinvolgimento in potenziali attività illecite. E allora vedete che siete voi i primi a subire una percezione sull'immigrazione. No, non è una certezza, perché allora a questo punto vuol dire che c'è un filo di razzismo per cui vi fa dire la persona che esce automaticamente delinquerà. Secondo me non è così. Secondo me non è così. Può anche emigrare, può anche andare via, può tornare nel proprio paese. Perché deve... Vabbè, comunque fa lo stesso. Ognuno terrà le proprie idee e le proprie considerazioni. Fatto salvo il discorso che lei ha fatto, quindi della mancata accettazione, dell'accoglienza del nostro emendamento alla mozione, il mio voto non potrà che essere negativo. L'abbiamo presentata, chiediamo di metterla in votazione, il nostro emendamento verrà messo in votazione, però ovviamente il nostro voto sarà poi negativo per quanto riguarderà invece la mozione definitiva. Grazie. Grazie, parola al sindaco. Allora, l'obiettivo della nostra mozione era unicamente di vedere l'aspetto al di là delle questioni più ampie che dovremmo leggere nei giorni prossimi, di quali effetti produrrà dal punto di vista della sicurezza il decreto, perché io ho ancora ben presente un decreto Maroni che io credo primo sindaco in Italia ho fatto il divieto di accattonaggio, dopodiché il decreto Maroni è stato reso incostituzionale e in quanto tale la zingara che c'è davanti all'ospedale continua tranquillamente a poter essere appoggiata in quel posto. E quindi credo che, ma questo non è e non era nell'intendimento della nostra mozione. La nostra mozione aveva un'unica finalità, quella di capire quali ricadute sul comune, sul bilancio del comune e sulla nostra comunità poteva determinare il decreto sicurezza. Il decreto sicurezza certamente nel momento in cui sdogana tutta una serie di situazioni di persone che non hanno più tutele, crea persone che sono lasciate all'abbandono e quindi, essendo lasciate all'abbandono, hanno due possibilità. Una, quella di ricorrere all'ente pubblico che peraltro non può, teoricamente non potrebbe né manco intervenire e quindi forse soltanto attraverso qualche forma di assistenza o beneficenza. Diversamente
non c'è un altro modo che quello di pensare di avere delle persone che girano, che si muovono, che non sono assolutamente inserite all'interno di un progetto di inserimento che in questa comunità, che in questa comunità avete ammesso voi, era il modo di comportamento. E questo è l'obiettivo che ci siamo dati. Diversamente, abbiamo opinioni diverse su questa cosa. Certamente, in questo momento probabilmente è vincente chi riesce attraverso obiettivi di comunicazione a dare notizie che fanno immaginare alle persone che in giro c'è il 7%, ma ne circolano il 25%. Il mondo cambia e quindi ci saranno tempi migliori. Voglio fare un riferimento alla questione del lavoro e dei ragazzi che vanno all'estero. Ci sono certamente delle persone costrette ad andare all'estero per cercarsi del lavoro. Ma mi chiedo quanti italiani hanno voglia di fare a 4.000 euro al mese il lavoro nelle langhe di taglio, adesso comincerà tra un po' la potatura. Lavoro di alta professionalità. Sono 400 persone. Prendono 4.000 euro al mese, da 3.500 a 4.000 euro al mese queste persone. Macedoni. Il problema è che queste persone, se non avessimo queste persone, di italiani non ne abbiamo molti, anche di quelli che vengono probabilmente a cercare lavoro difficilmente accettano. È un lavoro che richiede una certa professionalità, una certa fatica, che fino alla generazione scorsa hanno fatto i nostri genitori, e che noi abbiamo allevato una generazione di ragazzi che non si adattano più a fare certi lavori. E quindi è offensivo, molto offensivo. Allora io l'importante è che si creino le condizioni. Non si può dire una persona se ne va all'estero, qualcuno lo fa perché sarà spinto dalla necessità, ma tanti non hanno voglia perché quel mestiere lo fanno gli altri. Io lo trovo profondamente offensivo che il sindaco. Allora, io credo che esista certamente un problema di lavoro, ma credo anche che esista un problema di non adattamento a certi lavori. Ciascuno di noi nel nostro curriculum ha dei passaggi di lavoro. Oggi purtroppo è più complicato. Ricevo tutte le mattine persone in ufficio che vengono a chiedermi dei posti, non del lavoro, dei posti. Abbiate pazienza, io non permetto questo continuo dibattito perché non è chiude in questo modo. Invito il sindaco a finire il suo intervento. Ribadisco l'obiettivo della nostra mozione è uno solo, quello di non avere le conseguenze negative sulla nostra comunità che ci saranno certamente da una scelta che
toglie tutta una serie di ed esclude tutta una serie di possibilità di ospitalità. Grazie al sindaco, mi pare che avesse chiesto la parola. Allora, però qui bisogna arrivare alla fine. Consigliere Sommaglia, bisogna arrivare alla fine, però se si continua a parlare non si arriva alla fine, quindi questo è la palissiano, e io chiaramente non posso dire di non parlare più. No, se vuole intervenire si interviene ancora, ma ci mancherebbe ancora. Allora, iter di qui a dopo. Io a nome della maggioranza ho proposto una revisione del testo che tenesse conto in parte delle proposte del consigliere Allasia, in parte anche quelle del consigliere Amaiu. Devo prima di tutto sapere se queste proposte sono accettate e dunque se si può ritirare l'emendamento per poi portare in votazione l'emendamento del centrodestra. Mi correggano se sbaglio i tecnici. Sì. Esatto. Sì, però prima di tutto bisogna sapere se il consigliere Allasia ritiene soddisfacente per lui quello che la maggioranza ha detto tramite il mio intervento. Ma non come vuole, cioè sì. Va bene. No, dell'emendamento al centro-destra e poi c'è anche il suo emendamento. Sì. Poi il mio, quindi. Centro-destra, l'Asia e il mio. Certo, è quello che volevo, è quello che dico. Allora, chiedo ancora, ci sono ancora delle dichiarazioni di voto? Perché io devo dare la parola all'assessore Fogliato che ha chiesto. Però se lui rinuncia non mi offendo. Bene. Il consigliere, l'assessore Fogliato rinuncia. Ha chiesto la parola al consigliere Allasia e poi il consigliere Amaiu. Prego. Sì, grazie Presidente. Incomincio a essere preoccupato stasera perché tra, come dire, ben accoglienza delle mozioni e degli emendamenti, temo qualcosa di grosso nella giornata di domani nei miei confronti. Vabbè. Allora, al di là di questo, mi dispiace un po' che il tema sia volato un po' distante dal punto della mozione, perché il punto della mozione è specifico, l'ha ricordato bene il sindaco, cioè è su un tema specifico del decreto sicurezza, quindi non ci sono tutti i punti affrontati nel decreto sicurezza, ma nel considerato ci sono dei punti specifici e quindi la richiesta, a me è sembrato chiaro che la richiesta relativa sul decreto sicurezza fosse legata ai considerata che hanno preceduto, diciamo, l'impegno che viene chiesto. Allora, io veramente ho preso qualche appunto, ma faccio solo l'ultimo tema generale, ma proprio molto breve. La questione contrapposizione, sicurezza, ma anche povertà e immigrazione, no? Allora, se c'è povertà nel nostro paese, non penso che esista uno studio macroeconomico che metta in correlazione l'immigrazione con la povertà nel nostro paese. Ma c'è un problema strutturale a livello mondiale e in particolare nei paesi occidentali di graduale disuguaglianza nella distribuzione della ricchezza, per cui si sta avendo un fenomeno molto accentuato di accumulazione della ricchezza in sempre meno persone rispetto a 10, 20, 30 anni fa. Quindi è un processo sistemico
che non riguarda un fatto specifico, cioè l'immigrazione, piuttosto che la crisi del calzaturificio del Pesarese o che ne so io. Ma c'è un problema di sistema e di politica di gestione del sistema capitalista allo stato attuale. E quindi il fatto di doversi prendere cura di chi emigra per necessità o perché è costretto, esattamente come eventualmente può capitare degli italiani o meno, perché si emigra per necessità economica, cioè per un futuro migliore, no? È slegato dal fatto che poi nel paese di destino ci sia povertà. Per quanto riguarda la questione specifica della mozione, io sono felice che siano stati accolti i tre emendamenti che ho proposto, l'ultimo in forma modificata, nel senso che invece di sostituire il primo paragrafo sostituisce il secondo. Io sinceramente non condivido il primo paragrafo per come è stato scritto. Ritengo che sì, ci siano sistemi virtuosi, che lo SPRAR sia un sistema sulla carta virtuosissimo, è per questo che all'epoca con il consigliere Amajou presentammo quella, adesso lui gli ha dato una veste di progetto fatto e finito, ma è una serie di idee di progettualità da attuare, che aveva come punto fondamentale quello che ho messo nell'emendamento, cioè il passaggio, il superamento del CAS per arrivare allo SPRAR, per motivi che abbiamo detto, che sono stati ricordati, eccetera. E noi, io riconosco il fatto che in questa città ci sia un'accoglienza diffusa che è nata con i CAS, però è indubbio che questa accoglienza diffusa non sarebbe stata possibile senza la presenza, non dico presenza mera, ma presenza diciamo amministrativa dell'amministrazione, no? Però tra virgolette ci abbiamo messo parecchio tempo ad andare a pensare allo SPRAR e andare a gestire i passaggi verso lo SPRAR. Adesso ci sarebbe da dare un bel giro di volta più concreto. Allora, quindi devo essere sincero, sono molto indeciso sulla mozione in sé. Ritengo però che per come è stata presentata la mozione, poi prendo solo questi pochi secondi e via, per come è stata presentata la mozione e per il tema che si vuole affrontare, dove per me il punto principale è, e lo ripeto, il fatto che provvedimenti di questo tipo, per quanto riguarda l'argomento in questione, citato nella mozione, è fondamentale che siano affrontati con le parti in causa, cioè l'ANCI, i comuni, debbano far parte del percorso di formazione. Per questa ragione, voterò favorevolmente. Grazie. C'era il consigliere Amajou. E poi se più nessuno chiede la parola procediamo con l'iter degli emendamenti. Il tempo è già partito, ma sarò molto breve, prima dei 5 minuti. Allora, prima di dichiararmi la mia intenzione di voto, mi piacerebbe insomma condividere 30 secondi alcune cose che sono state dette prima, che ho potuto ricercare insomma su internet. Naturalmente una fra le tutte è l'assimilazione culturale. È un tipo particolare di acculturazione, con questa espressione si intende quel percorso in cui un individuo o un gruppo abbandona la propria cultura e cerca di assumere quella dominante. Ma soprattutto sul punto che ha riportato il consigliere sulla criminalità, il binomio criminalità e immigrazione, se prendiamo per esempio il periodo dal 2007 al 2015, in questo periodo il numero degli stranieri residenti in Italia, Presidente? È passato da 3 milioni a più di 5 milioni di persone. Nel frattempo, in questo stesso periodo, tutti i principali indicatori con cui misuriamo la criminalità sono diminuiti. Il numero delle denunce di delitti, cioè dei reati più gravi,
è passato da 2,9 milioni a 2,6. Sono diminuiti gli omicidi, che non sono mai stati così pochi, dall'Unità d'Italia, ma anche le rapine e le violenze sessuali, passate dalle quasi 5.000 alle 4.000 nel 2015. Questo è presente nel report del 2017 del Ministero degli Interni. Una cosa che non è stata detta sul decreto sicurezza, che mi vorrei condividere con voi, è passato molto sotto osservazione, poca osservazione, quindi molto sotto silenzio, è il fatto che per la prima volta viene concesso al privato di acquistare i beni confiscati alla mafia, e questo permetterà ai mafiosi di ricomperare tutti i beni sequestrati. Ed è la prima volta, questo dice Don Ciotti, lo riportano i professori di diritto penale delle varie università, è un'azione molto grave che è un favore alla mafia. Io dopo questo, insomma, torno sul tema di questa sera. Sono soddisfatto del recepimento, insomma, delle proposte che abbiamo presentato, e quindi sì, voterò a favore alla mozione. Grazie. Grazie consigliere Amaggiù, è anche stato di metà tempo previsto, non è che le dico adesso lo recupero, no, va bene così, la ringrazio per il tempo dimezzato. Dimenticavo solo una cosa, eccolo lì. Ho ricercato anche sui produttori di vino e nessuno prende 3.000 euro, ma sono molto molto di meno, forse il lavoro che ne viene fatto è il mungitore di vacche e quello lo fanno solo gli indiani. Grazie. Giusto. Bene. I potatori. Senti, si è reso quello che dice. Va bene. Allora, io direi la discussione è stata ampia e articolata. Se nessuno più chiede la parola oltre a ricevere un bacio in fronte dal sottoscritto, permetterà di chiudere la discussione. Ok? Va bene così? Allora, procediamo in questo modo. Votiamo l'accoglimento o meno dell'emendamento del centro-sinistra, scusate, del centro-destra, scusate, che chiedeva che, correggetemi se sbaglio, al posto dell'impegno della maggioranza sui due punti, giusto? Chiedeva di metterne solo uno? No. Chiede di sostituire il secondo con questo qui, quindi al posto del secondo, e quindi di lasciare il primo, sollecitare il prefetto, eccetera, eccetera. Dica, ha parlato solo una volta, quindi. No, due volte. No, grazie Presidente. Ha fatto anche un'interrogazione per me, un'interrogazione di... Ma chiedo scusa. Quindi, no, volevo solo fare ancora 5 minuti. No, non parlo 5 minuti. A quanto ha detto il collega con il consigliere Amaggiù, per quanto riguarda i beni mafiosi in vendita anche i privati, bisogna leggerlo bene tutto però l'articolo, non solo leggere quello che... Allora, liberalizzata anche la vendita dei beni sequestrati ai mafiosi, ampliando la platea dei possibili acquirenti, articolo 36, in particolare superando l'obbligo di vendere i beni confiscati solo a enti pubblici, alle associazioni di categoria e alle fondazioni bancarie. Questi potranno essere ceduti al miglior offerente, quindi anche soggetti privati, con diritto di prelazione comunque riservato a soggetti citati. Previsti severi controlli e rigorose preclusioni a garanzia che il bene non torni all'esito della gara nella disponibilità degli ambienti mafiosi. Sì, vabbè, ma allora vabbè, ho capito, ma allora la mafia può comprare anche il nostro coso, il nostro... Allora, cosa c'entra? Può comprare anche... Cioè, ma non lo so, cioè... Ma cosa cugino? Allora, lasciamo per cortesia che il consigliere... No, capito. Per cortesia, lasciamo che il consigliere Elena finisca l'intervento, no, senza interrompere più. Io dico soltanto... Cioè, abbiate pazienza. C'è un articolo, leggiamolo tutto. Cioè, non si può soltanto dire così... C'è anche una norma che dice che ci saranno fatti dei controlli, poi voi dite i controlli tanto non li fanno. Questo io non so chi lo dica, però cioè, sembrerebbe che... Nessuno ha detto niente, però sembrerebbe anche lì una percezione, qua andiamo a percezioni, che... Quindi, non è una percezione, è una certezza. No, ma io non voglio dare fastidio, cioè vabbè se...
se do fastidio mi spiace, me ne scuso. Nessuno dà fastidio nel momento in cui parla e nessuno ha detto che lei dà fastidio. Questo è, ci mancherebbe ancora, nessuno può permettersi di pensare questo. Ha chiuso il suo intervento? Non ho capito. Intervento chiuso? Benissimo. Io credo che, scusate, partivo dal presupposto che all'una e 22 posso anche magari perdere un attimo la percezione, quindi nessuno, io per prima, ho pensato che il suo intervento dia fastidio. Ci sono delle considerazioni da fare e sinceramente... proprio perché viviamo in uno Stato democratico, ognuno di noi può pensare e può anche interagire con gli altri, mettendo sul piano una cosa che io questa sera continuo a avere in testa, che ad esempio, e qui chiudo, non voglio che poi questa mia affermazione scateni altre cose, una cosa che invece in Italia continua a aumentare sono i femminicidi fatti dagli italiani, e qui chiudo, ho finito. Bene, grazie al consigliere Gemma. Chissà se adesso possiamo mettere in votazione l'emendamento del centrodestra. Andiamo, siamo in 17, siamo in 16, saremmo, diciamo, in 16. Del centrodestra chiedeva di aggiungere questa parte che adesso vi leggo, di sostituire questa parte che adesso vi leggo alla seconda parte dell'impegno della mozione originale, a richiedere al prefetto un incontro con i sindaci affinché si faccia loro portavoce presso il governo allo scopo di sollecitarlo al potenziamento di mezzi e strutture atte a velocizzare i rimpatri di tutti coloro che si trovano sul suolo italiano senza averne requisiti riconosciuti dagli organismi internazionali in materia di asilo. Allora, ci prenotiamo, segnaliamo la presenza per votare l'accoglimento o meno di questo emendamento. Va bene, possiamo votare. Votazione chiusa, emendamento respinto con 5 voti a favore e 11 voti contrari. Adesso chiedo al consigliere Allasia se intende ritirare o meno i suoi emendamenti e se li ritiene, come dire, integrati, confluibili nella proposta che ho fatto io prima. Pazienza. Basta. Sì, grazie. Quindi ritira. Benissimo. Allora, l'emendamento di Allasia è ritirato. Adesso io metto in votazione la proposta di emendamento che ho fatto io a nome della maggioranza, accogliendo le proposte. Prego. Sì, la terza firma è di Ferrero che non è qui. E quindi? Sì. Ah, ok, allora il gruppo cui appartiene Pietro Ferrero deve dire se ritiene opportuno confluire nella mozione proposta dal sottoscritto. Voce. Cioè, sì, accettiamo. Votiamo direttamente la mozione così come è uscita dalla mia proposta. Va bene.
Abbiamo la presenza. Segnaliamo la presenza, va bene, e si vota. Votazione chiusa. Allora, mozione approvata con 11 voti favorevoli e 5 voti contrari. Bene, buona mattinata ormai e alla prossima.